Il Notaresco espugna il Gudini di Rieti battendo gli Amaranto Celesti per 3-2, dove la squadra di Epifani è stata brava a sfruttare al massimo le azioni create nell'arco della partita. 3-5-2 per Stefano Campolo, che rispetto alla gara contro la Vastese inserisce Sedac per Brumat e Galvagno per Signate. In panchina il nuovo arrivo Prandelli. Nel 4-2-3-1 di Massimo Epifani, spazio per Palumbo alle spalle di Olcese, assente Bianciardi per squalifica, mentre rientrano Frulla e Massarotti. Fischia Silvera di Valdarno. Parte subito forte il Notaresco, che al decimo minuto è già in vantaggio 2-0. Al quarto minuto ripartenza veloce di Palumbo, bravo ad appoggiarsi per la corrente Banegas, ma la conclusione a botta sicura dell'argentino viene deviata in angolo. Dalla bandierina si fa perdonare il fantasista che, lasciato solo in area di rigore, batte Scaramuzzino. Il tempo di rimettere in gioco la sfera e il Notaresco raddoppia. Olcese, smarcato in area di rigore, non riesce a concludere. La sfera arriva sui piedi di Marchionni, bravo di prima intenzione a mettere il pallone sotto il 7. Avvio shock per il Rieti, che prova una timida reazione al 17. Settesimo con Orchi, il capitano, bravo sul secondo palo a farsi trovare pronto, meno sull'indirizzare la palla in porta. La partita gode di un buon ritmo con il Rieti che si catapulta in avanti, ma il Notaresco ad avere l'occasione per chiudere già l'incontro con la punizione di Frulla che finisce a un lato di un niente. I pericoli per gli abruzzesi arrivano ancora da azioni d'angolo come al 37esimo, quando i padroni di casa la riaprono con il colpo di testa vincente di Montesi. I riatini ci credono adesso e sfiorano immediatamente il pareggio con Tomassone, ma il tiro dell'attaccante non trova per questione di centimetri la porta. Prima dell'intervallo, occasionissima per il Notaresco, ma la conclusione di Olcese a botta sicura viene salvata da Scaramuzzino con l'aiuto anche della traversa. La ripresa riparte con gli stessi 22 in campo e con il Notaresco pronto a far male, ma Olcese, liberato al tiro da Marchionni, non trova lo specchio della porta. Fiutato il pericolo, il Rieti prova a riversarsi tutto in avanti con la squadra di Campolo pericolosa al decimo con Orchi che conclude al lato. Ancora Rieti al 12esimo da calcio piazzato con Montesi, ma questa volta tra lui e il gol ci sono i guantoni di Sciba che salve il risultato. Montesi 3 minuti più tardi è protagonista in negativo per i suoi quando cicca clamorosamente la sfera e dà il via alla ripartenza di Banegas, che arriva fino al limite dell'area e con il mancino batte Scaramuzzino. Con il triplice vantaggio la partita sembra finita, viste le difficoltà dei padroni di casa a rendersi pericolosi, ma come un fulmine al ciel sereno arriva il gol che dimezza lo svantaggio, punizione di Tomassone che trova libero in area di rigore Scognamiglio, abile con il piattone a mettere in rete, protestano i rossoblu per una presunta posizione di fuorigioco. Il gol però non dà la carica ai reatini, che anzi rischiano di capitolare ancora una volta al 43esimo, quando Cancelli, messo giù in area di rigore, viene ammonito per simulazione dal direttore di gara. Al triplice fischio finale, gioia in casa Notaresco, che con questa vittoria scavalca in classifica il Castelnuovo e adesso si trova a meno 4 dal Campobasso, e domenica prossima al Savini arriva il fanalino di coda agnonese. Ma questa innanzitutto è una vittoria importante, perché venire qua contro una squadra che secondo me sta facendo un grande campionato e poi giocare su questo campo non è semplice. E venire con questa autorità a fare questo tipo di partita, anche con grossa qualità, nell'interno della partita anche saper soffrire, perché questo è un campo dove ti iniziano a buttare le palle in area di rigore. Siamo stati bravi, noi siamo stati bravi. Il gol, abbiamo preso il primo gol su un calcio d'angolo, abbiamo subito un blocco e può capitare. Il secondo, secondo i ragazzi mi hanno detto che era fuori gioco, però anche quello potevamo evitarlo. Però credo nell'arco della partita abbiamo avuto tante occasioni da gol, abbiamo fatto 3 gol belli e credo che oggi sono soddisfatto. È quello che avevo chiesto alla squadra oggi, una grande partita. L'abbiamo fatto e ci proiettiamo già domenica, perché questo è un campionato che non possiamo nemmeno alzare la testa, che già sia un'altra partita. Mister, poi sul finale c'era anche l'occasione per arrotondare anche il punteggio, purtroppo tante azioni in avanti non sfruttate anche per la voglia personale di far gol dei giocatori. Ecco, un Notaresco che comunque costruisce tanto e ha tante azioni durante l'arco dei 90 minuti. Di questo ne sono felice, perché oggi abbiamo fatto anche con grossa qualità le azioni da gol. E logico che alla fine, quando fai dei cambi, ci sono giocatori che vogliono dimostrare, vogliono far gol, e questo non va bene. Ne parleremo domani, perché credo che questo è un gruppo importante, è una squadra forte. E quando un allenatore ha l'imbarazzo della scelta, penso che sia una cosa importante. Quando non dormi la notte prima della partita, che hai due dubbi, vuol dire che ho un organico importante. Diciamo che siamo stati un po' ingenui, fatto sta per prendere 2 gol in 6 minuti è abbastanza da pollastri, però diciamo che aver perso contro il Campobasso prima, aver perso contro il Castelnuovo ed oggi contro il Notaresco,
comunque è una classifica che parla chiaro, sono abbastanza più forti di noi, per cui andiamo avanti col lavoro, però la cosa importante, siamo stati bravi a stare in gara fino all'ultimo istante, a mettere in difficoltà in apprensione Notaresco, squadra veramente importante. Per cui bisogna lavorare, bisogna andare avanti, sono soltanto un po' dispiaciuto per aver regalato due gol inizialmente, anche il terzo nasce da un'ingenuità, però abbiamo di fronte un avversario molto forte, siamo stati, ripeto, molto molto bravi a stare in partita fino all'ultimo istante, per cui testa tranquilli, si lavora da venerdì e si ripensa alla prossima gara. Dopo la partita col Casenò lei ha parlato di un Rieti da ridimensionare, che doveva capire i veri obiettivi per cui stava giocando il campionato, avete capito questa cosa, i suoi giocatori hanno recepito questa cosa? Sì, forse c'è un po' di ansia, quello che, allora io diciamo ho parlato a fine gara con i ragazzi, la cosa che noi non ci possiamo permettere di fare è di perdere lucidità mentale, perché sia i gol iniziali che il terzo gol nascono, secondo me sono figli di frenesia, di voler recuperare a tutti i costi la gara, di voler dimostrare a tutti che noi siamo forti, noi siamo una squadra aggressiva, con una qualità normale, non siamo eccelsi sotto il punto di vista della qualità. E la nostra forza è l'intensità, l'aggressività, l'attaccare gli spazi sistematicamente, andare a rompere le scatole, passatemi il termine, agli avversari. Però se perdiamo quella lucidità importante per noi, andiamo in tilt. Per cui bisogna rimanere sempre sul pezzo, sempre lucidi